uno spazio da vivere nel rispetto della memoria storica della città. È questa l'idea che sta alla base del progetto di recupero della chiesa di Sant'Agostino a Carmagnola, che si affaccia sull'omonima piazza e, insieme al convento, è il complesso monumentale più rappresentativo della città, da 6 secoli fulcro della sua vita sociale, religiosa, artistica e culturale. Nel gennaio del 2020 è stata avviata la campagna di civic crowdfunding Riapriamo insieme Sant'Agostino per sostenere il progetto di recupero, mentre il comune ha presentato una credibile e ben argomentata candidatura al sostegno dell'UNESCO. Il progetto prevede appunto un recupero nell'ottica di creare un polo culturale di livello regionale. La partecipazione al bando UNESCO è proprio finalizzata a questo, a dare un taglio a livello territoriale, non solo locale, del progetto. Su questo veramente abbiamo la speranza di ottenere questo finanziamento. Siamo in attesa dell'esito. Edificata fra il 1406 e il 1437, con abside, lato est e campanile di marcata connotazione gotica, la chiesa presenta all'interno sovrapposizioni barocche, affreschi del 400 e del 500, iscrizioni, stemmi nobiliari, un organo del 500 con registri a funzione timbrica, un coro ligneo del 1457, rimaneggiato nel XVI e nel XVII secolo. Nel luglio 2020 sono iniziati i lavori di restauro della facciata e i prossimi passi sono la messa in sicurezza degli interni e il restauro del tetto, con il parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Culturali. La chiesa è stata iniziata nel 1406 ed è stata ultimata nel 1437. Da allora era sempre stata la più importante costruzione religiosa di Carmagnola, tant'è che qui si facevano anche nell'antico convento le riunioni dei consigli comunali, era collocata sul campanile la campana che dava gli allarmi alla città ed è una chiesa che, come vediamo adesso, vede modificata buona parte della sua costruzione, in quanto nel 1450 circa tutta la zona centrale di Carmagnola era stata rialzata di 1 metro, per cui i basamenti delle colonne non sono più visibili e anche lo stile gotico originale dell'edificio ha perso decisamente lo slancio iniziale. Non solo, ma anche tutti gli altari con gli affreschi quattrocenteschi diventati inservibili erano stati poi sostituiti più avanti da altari barocchi. L'idea del sindaco sarebbe quella di riportare i consiglieri comunali e consiglio comunale tutto a fare una simbolica riunione di consiglio comunale, questo per pubblicizzare il tentativo di riportare, diciamo, ai fasti antichi sia il complesso monastico e soprattutto la chiesa.